Ciao a tutti e benvenuti all'ultimo arcano maggiore della Fortuna con i tarocchi. Quindi parliamo del ventunesimo arcano che è il mondo. Corrispondenza astrologica, la stella polare. Significato, vita mondana di società, uscite con gli amici, divertimento, svago, festa, spettacoli, ritrovi, frequentazioni, circoli sportivi e culturali. Allegra brigata, in generale compagnia, buon umore, saper vivere, contatti sociali riusciti, nuove e vecchie conoscenze, baldoria, giocondità, giovialità, festeggiamenti in famiglia, sollazzi, gaiezza, ilarità, simpatia, amicizia, rapporti compatti. Non vi faccio vedere la carta negativamente. Attenzione, possibili invidie, ostacoli decisivi, autorità ostile, eccessiva dispersione di energie nei contatti sociali o nelle futilità. Edonismo, narcisismo, materialismo. In affari, perfezionamento del compiuto. Ricchezza. Al gioco, favoriti giochi di società. Per la salute, uscire distrarsi dai piccoli malesseri quotidiani, per la maggioranza di origine psicosomatica. Può raffigurare. Conoscenze altolocate, incontri inaspettati, una serata, un incontro fra amici da ricordare. Simbolo grafico, una specie di svastica con una X in mezzo. Pianeta congiunzione Giove-Sole. La carta. Dopo tutto il percorso iniziatico degli arcani maggiori, eccoci al riconoscimento dello spirito, dell'anima, delle cose. Finalmente l'uomo può riconoscere il suo spirito in quello del mondo e viceversa. Il mondo è il movimento, l'azione continua, è il ciclico divenire delle cose e delle persone. Possedere il mondo significa possedere la certezza della sua conoscibilità, oltre che della sua amabilità. Il disegno comprende una dea, che potrebbe essere Eva come la natura o l'anima dell'universo, e che sinteticamente si può dire la vita. Questa corre leggeramente, quasi danzasse, sempre avanti, pur mantenendo in eterno il suo posto centrale nella corona verde che la circonda. In questo caso è tricolore. Il verde in questi arcani non c'è, penso si possa. Non so se è vero col blu, comunque. Che la circonda e che le ruota intorno, anch'essa senza posa. Infatti il mondo gira incessantemente, già che il movimento è padre dell'esistenza tutta. La seta che scende sui fianchi della diafana figura è del colore rosso della vitalità, della gioia di vivere. I capelli della giovane donna sono lunghi e sciolti al vento in tutto il loro splendore. Ricordare che dove ci sia vita ci sarà anche bellezza, sempre. Nelle mani stringe, durante il moto perpetuo universale, due piccoli scettri simili alla bacchetta magica del bagatto. Aventi. Qui. Sì, uno scettro e un. Per questo non so bene cosa dovrebbe essere, però dovrebbe essere un scettro. Aventi all'estremità delle sfere. La corona è di forma ellittica e legata. La corona in forma ellittica è legata nei quattro punti cardinali da nastri rossi e oro. Ok, questa corona. Assistono ciascuno in uno dei quattro angoli della carta i simboli degli evangelisti corrispondenti alle quattro stagioni e agli elementi primordiali. Allora, a sinistra in alto c'è l'angioletto di San Matteo, o l'inverno o l'acqua. In basso, sempre a sinistra, c'è il nero toro di San Luca, o la primavera. O la terra. In alto a destra l'acqua di San Giovanni, o l'autunno o l'aria. A destra in basso invece il leone di San Marco, o l'estate o il fuoco. Il consiglio. Il raggiungimento dell'ideale è faticoso, a volte può causare dolore, quasi quanto quello della verità, ma la nostra stessa umanità ci spinge, ci incita a resistere e a continuare a cercare. È proprio questa ricerca della nostra vita. No, è proprio questa ricerca, no, è proprio questa ricerca è la nostra vita. Amare qualcuno, si dice, significa accettarlo per com'è, anzi, accoglierlo a braccia aperte. Perché non farlo anche col mondo, con la vita? Le paure ci ostacoleranno, ma non varrà la pena aver agito con amore, invece che con passiva, silenziosa rassegnazione? Non è sempre vero che ragione e cuore non siano dello stesso parere. L'armonia delle nostre azioni e dei desideri dipende da noi, così da quella del nostro movimento e, come per le leggi della fisica, ad ogni movimento corrisponderà sempre una reazione. Bene, andiamo a vedere l'interpretazione del mondo. Qui
che è praticamente identico. Semplicemente qui la dea barra vita barra Eva barra madre natura ha in mano tutte le parti di scettri, che è più evidente. E sì, beh, i capelli forse sono più al vento questi, però questa ci sta, dai, ci sta. Bene, questo era l'ultimo arcano maggiore, abbiamo finito i nostri marsigliesi. Ci vediamo col prossimo video per l'introduzione agli arcani minori e poi appunto alla lettura degli arcani minori. Non penso che ve li mostrerò, perché gli arcani minori, insomma, spesso, cioè nei marsigliesi per esempio non esistono, spesso sono semplicemente le classiche carte da gioco francesi. Niente, quindi come sempre grazie per aver visto il video, ci vediamo alla prossima con gli arcani minori.